Eccoci qua. Eccoci per una nuova parte, c'è una domanda da parte del pubblico, Alberto Taglioni. Ciao Alberto. Io intanto vi ringrazio della bella serata, sono contento di aver conosciuto Angelo Benedicto, il quale avevo la figurina quando ero bambino. E vorrei fare una domanda, cioè più che una domanda, un ricordo che voglio chiedere ad Angelo Benedicto e chiedo scusa ai più giovani che forse non sanno di chi stiamo parlando. Io vorrei chiederle se mi può dire qualcosa, raccontarmi un aneddoto su Mondino Fabbri e poi se vorrei sapere se lei è ancora in contatto con qualcuno di quei giocatori del primo Mantova dove giocò lei, che adesso cito a memoria. Giannioni, Tarabia, Canciani, Pini, se è ancora in contatto con qualcuno di questi. Dunque, prima di tutto mi fa molto piacere che si ricordi del Mantova, di quel periodo che è stato così bello per me perché era il mio arrivo in Italia, è stato il primo impatto con La l'Italia. squadra di cui era tifoso mia nonna, Esatto. quindi. E con il signor Fabbri, noi ci chiamavamo il signor Fabbri. Il primo tempo è stato molto difficile, il primo mese, perché lui era tosto, tosto. Era molto autoritario. E lui vedeva in me, cominciati i primi tempi, io logicamente i primi momenti che ero qua erano un po' difficili perché ero un brasiliano a tutti gli effetti, anche se figlio di italiano o di un vero, però le mie abitudini, le mie cose. E lui mi marcava molto stretto, si teneva perché ha capito subito che io potevo essere un giocatore importante per la squadra, ma non era solo con me, era con tutti. Il primo tempo mi è stato un po' difficile di capirci e siamo andati anche un po', non dico ai ferri corti, però un giorno quasi quasi scappo perché mi ha mandato in ritiro da solo, perché era un periodo che giocavo male e la partita contro l'Inter a Milano non mi ha fatto giocare, mi ha mandato in ritiro. Io da casa mia, dal ritiro, che ero da solo, ho chiamato casa, però non c'avevo nemmeno il telefono a casa, ho chiamato mia moglie in portineria, lui abitava nel stesso palazzo che abitavo io. Ho detto a mia moglie, fai preparare i bauli perché qua andiamo via. Il portiere, che sapeva e conosceva me, conosceva Fabri, è andato a dire al signor Fabri che la fece chiamare mia moglie. E poi mi mandò a chiamare. E poi ci siamo messi a confronti. E ci siamo capiti poi da quel momento che lui era duro, ma che era duro perché voleva salvare le squadre, non è che fosse una squadra molto forte, era una squadra che aveva bisogno di essere sempre a mille per mille sul piano fisico. Io ero un po' allegro da brasiliano, l'allenamento io lo ridevo lo stesso, e a lui forse. Poi col tempo ci siamo conosciuti talmente bene che ho capito che lui faceva perché mi voleva bene, perché mi voleva bene e voleva che io imparassi subito cosa era il calcio italiano e perché lui si comportava così con me. E non solo siamo diventati di buon rapporto, è diventato anche mio amico. E mi ha chiamato pure quella nazionale, dopo Non mi che ricordo. Oriundi era stato un po' emarginato, mi ha chiamato ancora, lui è andato in nazionale italiana e mi ha chiamato ancora. E ci siamo capiti col tempo che avevamo bisogno l'uno dell'altro. Lui mi ha insegnato a vivere in Italia, io ho cercato di dare con la mia prestazione quello che serviva a lui per fare la squadra rimanere in Serie A, insomma. È stata veramente una buona esperienza. Siamo un primo tempo molto, molto rigido e poi ci siamo imparati a rispettare, non solo a volersi bene. Era un grande uomo. Sì, me lo ricordo, anch'io ho un buon ricordo di Fabbri, Sì. lo conobbi personalmente una volta in un ritiro della nazionale, andai, ero bambino e gli chiesi l'autografo. Lui era talmente duro che non era voluto bene perché non voleva neanche i giornalisti nel ritiro con le squadre. Per questo era sempre martellato perché lui la squadra la metteva assolutamente in primo piano qualunque. Lui assaggiava il riso prima di servirsi a tavola. No, era millimetro, tu misurava tutto. Lui per vincere farebbe qualunque cosa, sicché cose irregolari, no? Sì, Cosa. sì. E
eri scontroso con le stampe perché non voleva che i giocatori scappassero delle notizie che portassero nel malumore l'ambiente, uno perché non gioca o l'altro perché gioca, queste cose. Lui si preoccupava sempre, sicché non è stato mai visto dalle stampe per questo, però erano un ottimo allenatore. Purtroppo è successo la Corea, che per lui che andò male quella famosa partita, e lui ha perso la direttiva della società, della nazionale. E poi ecco, volevo chiederle per una curiosità mia se è ancora in contatto con qualcuno di quei giocatori del Mantova, di quella squadra, Giannoni per esempio. Giannone, ho sentito che non sta neanche tanto bene Mi ultimamente. dispiace. I ricordi sono tanti, però ce l'ho poco tempo. C'ho famiglia, vivono con me due nipotini e uno voleva venire qua con oggi con me. Vivono con me a casa, c'ho tanto tempo da correre dietro, non c'ho più tanto tempo. Devo andare a vedere il Palazzo del Tè ancora a Mantova. Tutte quelle belle cose, perché Mantova c'è una cittadina molto bella, ma c'è una cultura, c'è dei monumenti, c'è delle cose veramente di grandissima. E i tortellini alla zucca. I tortellini alla zucca, i tortellini alla sbrisolona. Insomma, voglio andare se con tempo, non so quando, ma io credo di vivere abbastanza ancora per andare senza dire niente a nessuno. Voglio camminare per Napoli, per Mantova, come se niente fosse, come se non si fosse il Non la giocatore. riconosceranno Ma sicuramente, può darsi, vediamo. la mia età ci sono sicuramente. Vediamo. Grazie a te, Gigi. Grazie Alberto, alla prossima. Ora vorrei un attimo stravolgere la scaletta e dare l'opportunità anche a qualcun altro di intervenire. Facciamo allora solo una parte sugli interventi. Siccome ha avuto un lapsus, ha detto invece di dire Mantova, ha detto Napoli, viene da chiamare Pasquale. Vai Pasquale, Pasquale Romeo. A proposito di Napoli, certo, vieni qua. È vero che sei napoletano e che ti devi distinguere, però. Ci sarebbero un sacco di domande da fare perché è uno, infatti. No, diciamo, è uno dei primi. Sì, Purtroppo ecco, c'è il no, tempo a disposizione è sempre, no, sempre proprio questo qui. Volevo fare solo un ricordo, appunto, il primo ricordo, uno dei primi ricordi di calcio perché era un sabato di Pasqua dell'80 che lei è esordito sulla panchina del Napoli. Era un Torino-Napoli e c'erano un sacco di ragazzi. E volevo chiederle. Tra quei ragazzi, cioè, io credo che Muselia sia quello più forte tecnicamente che è uscito, diciamo, anche se ha avuto una carriera, forse la testa non era da calciatore, da campione, diciamo, però aveva dei numeri da campione. Sì, era uno di quei ragazzi del quale si aspettava tantissimo il Napoli. E io ho avuto la fortuna di fare l'istruttore tecnico dei ragazzi del Napoli un periodo diciamo così, pre-Maradona, in cui la società aveva bisogno di crescita in un primo momento, prima che arrivasse ancora Maradona. Non è che fosse i soldi in abbondanza, se che doveva farsi leva anche ai ragazzi. Non so se sono bravo o se è fortuna, ma quando si è vinto il primo scudetto c'erano 8 ragazzi della prima Esatto. volta. Comunque cantare, Due comunque cantare, sì. C'è lo o stesso tre discorso. titolari, due o tre titolari, due tre, no, no, c'era Di Fusco, Ferrara, Bruscolotti, Volpicina, Garanante, Celestini. Carananti, Celestini. Muro. Tutti i giocatori, c'erano 7-8 proprio che venivano dal settore giovanile, che era molto importante. Il settore giovanile del Napoli ha prodotto anche poi Ciro Ferrara, capitano nazionale, Paolo Cannavaro, non solo capitano nazionale, ma campione del mondo di pallone d'oro. Credo che ho portato più fortuna ai miei ragazzi che a me stesso, perché per me è un motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio. Oh Gesù, scusate che. Guarda, capitò la stessa cosa a Picchio dei Sisti, vedete? C'è un collegamento tra voi e dei Sisti. Era mia figlia, mi ha Ah, preoccupato dove sono. invece con dei Sisti era la moglie, era Nadia o amore? L'ultima cosa, se posso, collegandomi a quello che si diceva all'inizio, no? Del Napoli di adesso rispetto a Benitez, siccome io adoravo Benitez. Però secondo me c'è stato proprio un errore della società a mandare per esempio via Reina che è tornato e ha dato
è da tantissimo. Cioè, noi avevamo 2 citofoni in porta l'anno scorso. Sai, è una conclusione sempre molto difficile, perché dopo le cose è sempre facile ragionare. Evidentemente, se in quel momento non rendeva abbastanza, c'era qualche cosina che non andava. Non voglio discutere le capacità di Benitez, però se la società non aveva più quello che si pensava potesse dare, e che si sta avendo adesso la conferma, insomma, che arrivando un altro... C'è un Reina in più, c'è un Allan in più. Esatto. C'è un Higuain senza le scorie del mondiale dell'anno scorso. Cioè, saranno anche delle grosse nuove motivazioni, però c'è sempre... uno dice, purtroppo, è quello che una conversazione che noi abbiamo fatto prima, che i giocatori, gli allenatori non guadagnano per quello che devono fare, ma guadagnano per quello che ha fatto. Ma lei, che è stato allenatore e giocatore, secondo il mio punto di vista, l'allenatore... Ma Pasquante, sei allargato, avevo detto una, lo sapevo. L'allenatore, veloce, no, questa... Lapidario, sono. Però l'hai capito. Sì. Cioè, l'allenatore e il giocatore, sì, cosa conta di più? Tutti e due contano ugualmente. È una squadra, è un complesso. È come una macchina, se con una ruota solo, una ruota bucata non può andare avanti. Grazie Pasquale. Telegrafici, vai, Stefano Berardo. Angelo, purtroppo quando si è poi in conclusione e mancano diverse persone, poi bisogna un po' stringere, altrimenti chi rimane fuori, poi dopo ovviamente stare a poco tempo magari a fare la domanda. Stefano ha lo stesso nome e anche lo stesso colore dell'altro Stefano, vero? La camicia viola. Appunto, lo stesso colore viola. Grazie Stefano. Allora, io voglio uscire un pochettino dall'argomento, nel senso che abbiamo parlato dei suoi allenatori, di come lei era allenatore, dei suoi ex compagni e dei giocatori attuali. Voglio parlare invece della tifoseria. Sì. Lei, Milan, Napoli, Sampdoria, Fiorentina, poi come allenatore Roma e Catania. Sì. Quali sono state la tifoseria che secondo lei è stata la migliore, quella che le è più piaciuta, e quella che magari invece non le è piaciuta, che magari l'ha fischiata troppo e magari non se lo meritava, oppure hanno avuto comportamenti insomma non adatti? Ma guarda, è difficile dire qual è la tifoseria che è meglio o peggio. Tutte le tifoserie sono nel stesso piano. Quando si gioca bene le tifose sono pro, e quando si sono, non è che sono contro, ma sono insoddisfatti, e di conseguenza è certo che il rapporto con la tifoseria viene bello quando tu hai risultati. Quando non hai risultato, difficilmente tu puoi avere un buon rapporto con la tifoseria, perché il tifoso, già la parola tifoso, cioè è uno che solo per la vittoria, non, è un pochino, non c'entra nell'organizzazione, se ha un periodo in cui tu devi fare gavetta, che deve aspettare per vincere, quest'anno non vinceremo ma cercheremo di fare la squadra per il futuro. Se tu dici così all'estrada, squadra per il futuro, per il tifoso già non sta tanto bene. Si dice bisogna comprare qui, là, poi non compra, è un rapporto non solo tra la società, ma soprattutto è la società che poi aiuta i giocatori a essere in buon rapporto con le tifoserie, perché se la società è forte, chi dà il contributo giusto, vedi, se va tutto bene, un solo stona viene anche perdonato, è più facile anche mascherare un momento no da un giocatore se la squadra va bene. Ma se la squadra già non va bene e quello va ancora male, difficilmente poi si può trovare un punto di incontro con il tifoso, perché giustamente il tifoso vuole vincere, c'è poco da... E guai se non fosse così, non esisterebbe nemmeno il tifoso. Non è un lamento nei confronti del tifoso. I tifosi devono essere così, i tifosi aspettano la vittoria. Poi come arriviamo alla vittoria non ha importanza, se abbiamo giocato male, se abbiamo giocato bene, fa niente, abbiamo vinto. Sai, allora bisogna vedere se la società fa la squadra per giocare bene e vinci, o per giocare e vinci quando può. È due cose distinte. Arrivare a diventare forte, ecco perché io dico che adesso il Napoli va forte, perché il Napoli sta arrivando al risultato con il gioco. La società, secondo me, la squadra va forte, non quando vinci. Io ad esempio ero un po' perplesso con l'Inter, per il 7-1-0, poi quando ho visto la partita con Napoli, che i 9 davanti, cioè con 10 giocatori in campo, quasi quasi è rimonta la partita.
perché vuol dire che quelli 1-0, 1-0, 1-0 non era poi tanto casuale, che visto in una partita di grossa difficoltà, a momenti, guarda, quasi quasi ha meritato, anzi, ha preso due palle a tempo scaduto che si pareggiava, non c'era niente da discutere. Sicché è questo il rapporto, secondo la società va bene, è facile per il giocatore avere un buon rapporto con i tifosi, quando la società va male diventa sempre molto più complicato. Brevissima curiosità veloce, 72-73 lei gioca con la maglia della Fiorentina, sì. Desisti, è all'ultimo anno, Antognoni sale dalla primavera, com'è stato giocare con questi due mostri sacri, queste due leggende sacre della Fiorentina? Certo, io con Picchio già l'avevo giocato. Stefano, sei peggio di Stefano, uno che si fomenta proprio. Io con Picchio già avevo giocato nella Roma, quando Picchio stava, cioè, quando stava cominciando, e poi quando lui era alla Fiorentina io già stavo molto avanti con l'età. Antognoni veniva dai ragazzi, era proprio il primo anno, era la stella proprio emergente della Fiorentina, è stato credo il suo anno di esplosione, dove si è presentato, si è guadagnato il posto, si è guadagnato la fiducia, che poi si è visto nel tempo che era un grandissimo giocatore. Grazie mille. Prego. Ora ci fermiamo.